Ciao a tutti, sono Giacomo Cestari, benvenuti alle mie video lezioni di recupero digitale. Oggi vedremo come fare le somme di frazioni, quindi come sommare due o più frazioni insieme. Il primo caso che affrontiamo, quello più semplice, è il caso in cui queste frazioni abbiano lo stesso denominatore. In questo caso, ad esempio, 2 quinti più 4 quinti, io sto sommando dei quinti, delle parti, quindi d'intesa suddiviso in 5 parti, ne prendo 2, ne prendo 4 e quindi se le metto insieme ne avrò 6. Ma 6 sono sempre quinti, cioè le parti sono sempre loro, sono sempre le stesse fette. Ho due fette che valgono un quinto l'una, ho quattro fette che valgono un quinto l'una e quindi 2 più 4, 6 quinti. In realtà la somma di frazioni con denominatore uguale è esattamente l'unica somma che si possa fare, perché quando le frazioni invece hanno denominatore diverso, occorrerà riportare le frazioni a uguale denominatore. Quindi, secondo caso, se il denominatore è diverso, ad esempio 2 quinti più 3 quarti, in questo caso bisognerà portare entrambe le frazioni al comune denominatore. Quindi, come avete già imparato, potete andare a vedere anche uno dei video che ho fatto dal titolo Ridurre due o più frazioni a comune denominatore. Questo è il punto 1, quindi quando devo sommare frazioni con denominatore diverso, che è un 5 più un 4, il denominatore, ricordo, è il numero che sta sotto, la prima cosa che devo fare è riduco a comune denominatore. E solo dopo sommo. Ok, quindi prima avrò questo procedimento qua. Allora, per ridurre a comune denominatore, prendo il numero più grande e faccio la tabellina. 5 e non è multiplo di 4, 10 non è multiplo di 4, 15, 20, 20 è multiplo di 4, 20 è il comune denominatore di queste due frazioni. Allora, scriverò 20. Posso fare una linea lunga, d'accordo? Una lunga linea di frazione, dico 20 diviso 5 fa 4, 4 per 2 è 8 e scrivo 8. Poi metto il più, 20 diviso 4 fa 5, 5 per 3 è 15. E poi sommo 8 più 15, 23. E questa è la soluzione. Allora, che cosa ho fatto? Nel ridurre a comune denominatore ho scelto il denominatore facendo la tabellina del denominatore più grande, il 5. Una volta che l'ho scelta, cosa ho fatto? Ho tirato lunga la linea di frazione e poi ho fatto questi calcoli qua. Li ripetiamo insieme, ho fatto 20 diviso 5 per 2 e ho scritto 8. Cosa vuol dire 20 diviso 5 per 2 e ho scritto 8? Vuol dire che 8 ventesimi, quindi ho scritto in un unico passaggio, che cosa? Le due frazioni a comune denominatore, ossia 8 ventesimi, che è la frazione equivalente a 2 quinti, quindi 2 quinti equivale a 8 ventesimi. Perché? Perché ho moltiplicato il 5 per 4 e ho moltiplicato il 2 per 4. E 3 quarti l'ho portata a 15 ventesimi. Perché ho moltiplicato sempre per 5 il 4 e per 5 il 3. D'accordo? Qui ho un per 5.
E qui ho un per 4. Invece di scrivere a lato questo passaggio viene fatto a mente e viene, diciamo, sostituito da questa frazione qui. Quindi questo è il punto fondamentale. Lo ripeto una terza volta, perché repetita iuvant, dicono i latini, quindi ripetere giova alla memoria. Allora, riduco a comune denominatore, vuol dire scelgo un denominatore comune, un multiplo da scrivere sotto la linea di frazione che sia comune a entrambi i due numeri. Per trovarlo, il metodo più semplice è prendere il numero più grande, fare la tabellina 5, 10, 15, 20, finché non trovo un numero che è multiplo anche di quell'altro. Quando lo trovo, lo scrivo. Per fare queste frazioni qua, le equivalenti, è facile perché prendo il 20 e lo divido per 5, così so per quanto ho moltiplicato il 5, perché se faccio 20 diviso 5, che fa 4, vuol dire che ho fatto 5 per 4 e fa 20. Quindi ho trovato, facendo 20 diviso 5, ho trovato questo numero qua, il 4. E allora 20 diviso 5 fa 4, 2 per 4 fa 8. 20 diviso 4 fa 5 e ho trovato questo numero qua. Quindi 5 per 3, 15. E ho trovato il numero sopra. E poi faccio la somma. 8 più 15, 23. Facciamo un altro esempio, vediamo se avete capito. Proviamo a sommare un mezzo e lo sommiamo a 2/3. Stoppate il video, provate a farlo da soli e poi lo fate ripartire il video e ci confrontiamo insieme. Allora, ecco la correzione. Allora, trovo il denominatore comune tra 2 e 3, prendo il numero più grande e faccio la tabellina. 3, 6, 6 è multiplo di 2, quindi faccio la linea e scrivo il 6. E adesso trovo la frazione equivalente a un mezzo in sesti. Quindi 6 diviso 2 fa 3, 3 per 1, 3. Il più lo scrivo qui. 6 diviso 3 fa 2, 2 per 2 è 4. 3 più 4 fa 7 sesti. Il numero che è sotto lo si scrive uguale. Ok? Proviamo a farne una con tre frazioni. Quindi proviamo un terzo più 2 quinti più 7 decimi. Stessa cosa di prima, stoppate il video, provate a farlo, poi fate ripartire il video e ci confrontiamo sul risultato. Mi raccomando, è importante per voi stoppare il video e fare gli esercizi, perché se ascoltate e basta e non provate nella pratica a fare, è molto più difficile che riusciate a capire quello che sto dicendo. È importante che proviate da soli, perché sennò le cose nella memoria non restano. Allora, devo trovare questa volta il comune denominatore e tra i denominatori è ovvio che scegliamo il minimo comune denominatore, ossia quello più piccolo, questa volta tra tre numeri. Quali sono i numeri? È il 3, è il 5 e il 10. Devo trovare un multiplo comune a tutti e tre. Ovviamente non parto dal numero più piccolo perché è molto lungo fare così è più facile prendere il numero più grande e fare la tabellina di questo. 10 è multiplo di 5 ma non di 3. 20 è multiplo di 5 ma non di 3. 30 è multiplo di 5 e anche di 3. Quindi il 30 è il numero che fa per noi. Scriverò 30 e poi faccio una lunga linea di frazione. E adesso mi servono gli equivalenti. Quindi mi serve l'equivalente di un terzo con i trentesimi. Potete chiedervi per quanto ho moltiplicato il 3 per ottenere il 30, poi trovo quel numero e lo moltiplico per 1. Quindi ripeto il calcolo. 30 diviso 3 fa 10. 10 per 1, 10. E scrivo 10. C'è un più.
30 diviso 5 fa 6, 6 per 2, 12. Scrivo il più. 30 diviso 10 fa 3, 3 per 7, 21. Faccio la somma adesso. 10 più 12, 22, 22 più 21, 43. Trentesimi. Proviamo gli ultimi due esempi e facciamo 2 settimi più un mezzo e 3 ottavi più 5 sesti. Stoppate il video, provate a farlo da soli e poi lo fate ripartire e ci confrontiamo insieme. Allora, tra 7 e 2 faccio la tabellina del 7, 7, 14, 14 è multiplo di 7 e anche di 2, scrivo 14, tiro la linea, 14 diviso 7 fa 2, 2 per 2, 4, 14 diviso 2 fa 7, 7 per 1, 7, 4 più 7, 11, il numero sotto lo ricopio, 14esimi, tra 8 e 6. Faccio la tabellina dell'8, il numero più grande, per trovare il comune denominatore. 8 più 8 fa 16, più 8 fa 24. 24 è multiplo anche di 6, e quindi 24 è il comune denominatore. Come vedete, non è sempre la moltiplicazione dei numeri sotto per trovare il comune denominatore. È vero, potevate fare 6 per 8, 48, e scrivere 48 e mandavate numeri più grandi, mentre più i numeri sono piccoli, più è semplice l'esercizio, perché lavorare con numeri più piccoli è più facile. Quindi 8 per 3 è 24, giusto? 24 diviso 8 fa 3, 3 per 3 è 9, 24 diviso 6 fa 4, 4 per 5 20. E quindi 20 più 9, 29. 24esimi. Andiamo avanti. Il prossimo step che vi propongo è questo. Ossia, andiamo a fare delle somme con dei numeri misti. Cosa sono i numeri misti? Allora, sono delle somme dove non abbiamo solo numeri interi, ma abbiamo anche numeri interi. Cioè, non abbiamo solo frazioni, ma abbiamo anche numeri interi. Quindi somme tra frazioni e numeri interi. Ok? Esempio, mettiamo caso che ho 2/3 e lo voglio sommare al numero 4. Come faccio a sommare questo? Beh, se vi ricordate, tutti i numeri interi hanno come denominatore 1, solo che nessuno lo scrive, perché è superfluo. Non lo si scrive mai quell'1 sotto, però sappiamo che i numeri interi hanno un 1 sotto. Di conseguenza, quando faccio il denominatore comune tra 3 e 1, è facilissimo, perché è sempre il numero. Perché l'1 è divisore di qualsiasi numero e quindi 3 è multiplo di 3 e anche di 1. Se il numero è uguale, il numero sopra lo riscrivo uguale sopra, perché non cambia niente. 3 diviso 3 fa 1, 2 per 1, 2. Ripeto, 3 diviso 3 fa 1, 1 per 2, 2. Vedete? Questo numero qui non cambia quando faccio questo calcolo. Una volta che l'ho imparato, vedo che il numero è uguale, quello sopra lo riscrivo lì. Più. Qui invece cambia. 3 diviso 1 fa 3 e quindi 3 per 4 fa 12. Ed ecco allora che quando faccio la somma 14 terzi. Posso avere somme anche, ad esempio, 2 quinti più 5 quarti più
più 1. Vediamo con l'1 come si fa. Qual è il denominatore comune tra 5, 4 e qua sotto è come se ci fosse un 1. È un primo, un intero. 5, 4, 1. Parto col numero più grande, faccio la tabellina. 5, 10, 15, 20. Il 20 è multiplo anche di 4 e anche di 1. Quindi il 20 è il mio denominatore comune. E adesso faccio 20 diviso 5, il primo denominatore. Ok? 20 diviso 5 fa 4. 4 per 2, 8. 20 diviso 4 fa 5. 5 per 5, 25. Questa è bella. 20 diviso 20 fa 20 diviso 1 fa 20. 20 per 1, 20. Quando avete l'1, ricordatevi che avrà lo stesso numero sopra e sotto, 20 ventesimi è sempre una torta, no? Un primo si trasforma nell'equivalente di 20 ventesimi. Un primo, vi ricordo, che è equivalente a 2 mezzi, 3 terzi, 4 quarti e via dicendo. Cioè il numero sopra è uguale al numero sotto. Di conseguenza, se io devo portare l'1 al denominatore 20, sopra ci sarà il 20. Perché vi dico questo? Perché sono delle piccole scorciatoie che pian pianino gli studenti imparano per fare più velocemente i calcoli. Come prima vi ho detto questa, che se il numero sotto non cambia, quello sopra si riscrive uguale. Adesso vi dico che se devo sommare un 1, se sotto diventa 20, anche sopra diventa 20. D'accordo? Sono dei piccoli stratagemmi per fare più velocemente i calcoli. Facciamo un ultimo esempio. Allora, vi chiederò di sommare 2 settimi più 3 quarti più un mezzo più 2. È una somma a 4, quindi stoppate il video, provate a pensarci da soli, poi lo fate ripartire e ci ragioniamo insieme. Eccoci, allora per risolvere l'esercizio si prende il 7 e si fa la tabellina. 7, perché è il denominatore più grande. Tra questi denominatori, il 2 è come se fosse sotto un 1, quindi ho l'1, il 2, il 4, il 7. Comincio dal 7, che è quello più grande, e faccio la tabellina 7 e non è multiplo degli altri, eccetto che dell'1. 14, 14 è multiplo del 2 e dell'1, ma non del 4. 21, non è multiplo di questi due. 28, 28 è multiplo di 4, è multiplo di 2 e anche di 1, quindi il 28 è il numero che mi serve. Lo scrivo sotto. E tiro la linea di frazione lunga e poi comincio 28. Lavoro la prima frazione. 28 diviso 7 fa 4. 4 per 2, 8. Più 28 diviso 4 fa 7. 7 per 3, 21. Più 28 diviso 2 fa 14. 14 per 1. 14. 28 diviso 1, 28. 28 per 2, 56. E poi faccio la somma. Allora, per fare la somma posso in questo caso considerare prima le unità, oppure e poi fare le decine, fare un unico passaggio, oppure posso addizionare e usare l'associativa. 8 più 21 fa 29. 14 più 56
Fa 70 perché 4 più 6 è 10 e qui fa 60, 70. E allora faccio 29 più 70, fa 99. 28esimi. Allora, ultimissima cosa che vi dico, è come prendere un numero, una frazione impropria, e portarla in numero misto, quindi da frazione propria. Questa è un'altra. Impropria. E andiamo a numero misto. Che cos'è un numero misto? Il numero misto l'abbiamo già visto quando abbiamo fatto l'introduzione alle frazioni nell'unità didattica precedente, è una frazione più un numero. E la frazione impropria è quello che me la rappresenta. Esempio, 5 quarti. 5 quarti che cos'è? 5 quarti è un intero, cioè 4 quarti più quel un quarto che mi fa. Mi fa diventare 5 quarti, cioè è un intero più un quarto. Il mio intero più un quarto, questo è il numero misto. Questo è il numero misto corrispondente a 5 quarti, che è la mia frazione impropria. Quindi io posso dal numero misto arrivare alla frazione impropria, gli interi a delle parti. O tolgo gli interi fuori da questa frazione impropria. Proviamo a prendere delle frazioni improprie un po' più grandi. Esempio, 25 terzi. Come faccio a capire quanti interi sono e quante frazioni sono queste? Allora, faccio la tabellina del 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Mi fermo al numero più vicino al 25 possibile. E vedo che è il 24. Allora vuol dire che li conto, sono 24 terzi più un terzo, che fa 25. Quando arrivo al multiplo più vicino, posso ridurre in minimi termini queste due. 24 diviso 3 fa 8 primi. Quindi il mio numero misto sarà 8 più un terzo. Ve lo ripeto perché è semplice. Allora, 31 quarti. Provate voi a far questa e poi ci confrontiamo sul risultato. Allora, prendo il 4 e faccio la tabellina. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. 32 supera, ok? Devo fermarmi al numero prima, più vicino al 31, ma prima del 31, più piccolo. Quindi posso dire 28 quarti e lo scrivo 28 quarti più quanti devono aggiungerne di quarti per arrivare al 31 quarti? 28, 29, 30, 31 sono 3 quarti. Allora, il 28 quarti lo riduco in minimi termini, 28 diviso 4 fa 7 primi. E quindi il numero misto di 31 quarti è 7 più 3 quarti. Se voglio trasformare il numero misto di nuovo in frazione impropria, basta fare la somma come vi ho spiegato. Cioè, sotto l'8 è come se ci fosse un 1, sotto il 7 è come se ci fosse un 1, sotto l'1 è come se ci fosse un 1. Faccio il denominatore comune tra 4 e 1, tiro la riga, trovo le frazioni corrispondenti, le sommo e vedrete che ritorna esattamente la frazione iniziale.
Bene, spero di essere stato d'aiuto. Grazie e alla prossima video lezione. Ciao!